Risarcimento Fast e Furious. A quasi 4 anni dalla morte di Paul Walker, protagonista della saga, la figlia Meadow chiude la causa contro Porsche, la casa automobilistica tedesca ammette la responsabilità nell'incidente in cui l'attore ha perso la vita e ha accordato alla 18enne un risarcimento top secret, video. A quasi 4 anni dalla morte di Paul Walker, arriva una vittoria per la figlia Meadow, oggi 18 anni e da tempo in prima linea per chiedere giustizia sull'incidente in cui il padre ha perso la vita. La giovanissima modella ha chiuso la causa contro Porsche, che le ha accordato un risarcimento di cui non è ancora stata resa nota l'entità. Anche se c'è da supporre che sia composto da molti zeri. I precedenti. Paul Walker, stella del franchise dedicato alle auto Fast e Furious, era morto in un incidente avvenuto il 30 novembre del 2013 mentre viaggiava a bordo di una Porsche Carrera GT all'altezza di Santa Clarita, uno scontro che aveva provocato un'esplosione e un conseguente incendio. Proprio le fiamme, e non l'urto, come dimostrato anche dall'autopsia, avevano ucciso l'attore allora 40enne, che viaggiava sul sedile del passeggero. Morto sul colpo Roger Rodas, l'amico che era al volante che, stando alle stime dei periti, al momento dello schianto viaggiava a una velocità compresa tra i 130 e i 150 km/h. Meadow, all'epoca della morte del padre 14enne, nel 2015 aveva citato Porsche accusandola di avere messo in commercio un'auto poco sicura, e di esserne pienamente consapevole, stando a quanto sostenuto dalla ragazza, oggi modella, a provocare la morte di Walker sarebbe stata la cintura di sicurezza difettosa, che gli avrebbe impedito di uscire dall'abitacolo in fiamme. La disfatta di Porsche. Stando a quanto riportato dal sito americano TheBlast, l'accordo tra la Walker e Porsche sarebbe stato raggiunto lo scorso 16 ottobre, con conseguente dismissione della causa. Stesso iter avrebbe seguito quella intentata dal padre dell'attore. Secondo quanto sostenuto dagli avvocati di Meadow, e apparentemente sottoscritto dalla casa automobilistica, al momento dell'impatto la cintura di sicurezza avrebbe sbattuto contro il sedile e il torace di Walker con una forza pari a centinaia di chilogrammi, rompendogli costole e bacino. L'auto, inoltre, avrebbe avuto problemi di stabilità e controllo che avrebbero contribuito al tragico epilogo dell'incidente. Meadow Walker oggi. La figlia dell'attore aveva già ricevuto un risarcimento da $10,1 milioni dalla compagnia di Roger Rodas. Lo scorso anno la giovane modella aveva annunciato la creazione di un'associazione benefica a nome del padre, che si occupa di donare cibo ai senza tetto.